Buonasera Maurizio Polli Restart, benvenuti a un'altra bellissima puntata. Ricordiamo la frase di quest'anno che è sempre molto di carica. Questa sera è una bellissima puntata, ci tenevo molto. Persone che conosco sui social e direttamente e indirettamente sono qua a fare una bellissima presentazione. La frase è sempre quella: il risparmio di oggi è il pane di domani. Ma questa sera bisogna correre, bisogna correre. Buonasera, Buonasera. Buonasera. Buonasera Barbara. Buonasera. Questa sera Lo sponsor Barbara. <ride> lo, sponsor. Lo, sponsor, <ride> lo sponsor no, no, sì, no. Sì, sono sempre uno scoop con E insomma. lo scoop la Barbara mi ha fatto esatto. Abbiamo Tradizioni Padane.it esatto. che è il nostro sponsor. E il nostro sponsor. L'hai fatto proprio per attirare l'attenzione. <ride> esatto. Cosa non farebbe la Barbara? Esatto. Infatti, il tema di stasera appunto è voglio fare l'inventore. Davvero? Sì. Anche io da piccolo Buonasera buonasera Maurizio. Dovete dirmi: ma vi siete telefonate, ragazze. State <ride> bene esatto, tutte e messe due. Siamo d'accordo. Scarpe esatto. uguali, vestito uguale, non lo so. Esatto. Io ringrazio Ego Shop per avermi dato la, eh, il body questa volta. Ringraziamo esatto, che si trova in piazza Vittoria, a Brescia. E lei si chiama? Marta Pedrotti. Ciao Marta, grazie. Ciao Marta, grazie ancora. Adesso Ciao. passiamo a presentare a Barbara perché sono tanti. Presentiamo gli ospiti questa sera puntata. Abbiamo anche Tutto un grande ritorno ospiti. questa sera. Esatto. Presentiamo allora Giusy Biondelli, amministratore delegato della Your Solution. Buonasera, buonasera Giusy. Davide Manieri, inventore. Buonasera. Paolo Latorre, Financial Club Amministratore Delegato, il nostro gran ritorno. Sei tornato Paolo. Buonasera, buonasera a tutti. La dottoressa Eleonora Buffon, commercialista. Buonasera. Buonasera Eleonora. Valeria Rossana Volpa della Communication Manager. Comunque, buonasera a tutti, menaggio. buonasera ai telespettatori. Buonasera. E avvocato Simona Beccaria. Buonasera. In più salutiamo le nostre fotografe Nicole e Dominga che hanno anche la pagina Facebook. non Mi faranno il cognome Va bene, va bene Barbara, va bene. Comunque abbiamo una bella puntata questa sera. Esatto. Ma perché? Hilda ha scritto sui social una bellissima frase sugli inventori e la dedichiamo. Esatto, ci sono uomini che con le loro invenzioni hanno cambiato il nostro modo di vivere. Altri invece il, il nostro modo di sognare ecco. Ed è adatta alla puntata di oggi Esatto Quindi, Quindi l'ho trovata David indicata Davide dopo ci farà sognare, <ride> ci farà capire come Cosa ha portato Cosa lo ha portato, ci ha portato qua stasera E perché inventa queste cose, perché la sua mente è così fertile ci porta a queste cose qui Ma passiamo subito a salutare Giusy Buonasera Giusy Buonasera Tutto bene Giusy? Visto quanta gente questa sera Eh sì, stasera è una puntata vivace Vivace, diciamo così come al solito qui a Restart Portiamo solo notizie positive e cose che diano dei segnali di futuro. Certo, ma qual è il meglio segnale di futuro, il miglior segnale di futuro con l'invenzione? Esatto. Apriamo il nostro angolo di educazione finanziaria che abbiamo in ogni puntata sì. e stasera parliamo invece di una cosa molto importante. Come posso scegliere il mio consulente? Qual è il mio barometro per scegliere il mio consulente finanziario? Ma posso certo. clonarlo anche per l'avvocato, per il commercialista, per l'esperto di finanza agevolata. Beh, direi che assolutamente questo criterio di eh, analisi, di valutazione del consulente che ci sta di fronte, a seconda delle competenze che io sto valutando, è, eh, come, come criteri di scelta e di selezione, possono essere appunto comunati alle professioni di cui un imprenditore o un inventore, come in questo caso stasera. O comunque colui che ha necessità di approfondire delle tematiche, voglia iniziare a operare affrontando appunto non avendole lui stesso le competenze, perché non possiamo avere le competenze in tutto, possiamo affrontare certe tematiche. Sicuramente questo è un criterio. Cos'è che lega un cliente a un proprio consulente? Diciamo sempre che il rapporto tra un cliente e un consulente è un rapporto basato sulla fiducia, anche se in realtà eh, spesso la fiducia è il la, la, il, diciamo la parte finale che lega un cliente a un consulente e viceversa. Innanzitutto, prima si deve costruire il rapporto di fiducia, il rapporto di stima, che si basa soprattutto quando un cliente percepisce di aver di fronte una persona competente che gli fornisce le informazioni utili per i propri scopi, per i propri obiettivi, per quello che deve fare. Quindi, cos'è che deve fare un consulente? Per farci capire che davvero sta lavorando per noi. Ci deve fornire le informazioni necessarie, deve essere una persona che parla il nostro linguaggio, deve fornirci delle informazioni che riguardano quelle che sono realmente le nostre esigenze, i nostri obiettivi e eh, no la nostra, eh, il nostro progetto. E un'altra cosa deve anche darci gli elementi oggettivi per capire che di fronte abbiamo una persona qualificata, quindi deve parlarci della sua formazione, deve parlarci delle sue esperienze. Noi poi come clienti, come, come investitori piuttosto che come imprenditori, il nostro compito è verificare comunque queste informazioni attraverso quelli che sono i nostri strumenti, quindi gli albi, eh, quindi vari, le varie fonti di informazioni che abbiamo a disposizione, eh, le, eh, i moduli che il consulente ci deve fornire per appurare eh, i propri dati identificativi, le informazioni. il il, um, il profilo per cui lui sta agendo, per cui tutta una serie di informazioni che anche il cliente poi comunque deve verificare. Questo è importante, molto importante. Inoltre noi dobbiamo verificare che il consulente ci faccia anche delle domande che siano appropriate, perché il consulente non è che deve fare un monologo in cui ci descrive i propri servizi, ci descrive eh, le proprie, i propri strumenti. Quanto è bravo lui? Esatto, il consulente deve innanzitutto fare delle domande fare delle domande per raccogliere le informazioni che riguardano il cliente. Deve fare proprio una eh, profilatura, ma non solo profilatura in termini di investimento. La profilatura riguarda proprio la raccolta di quelle che sono le caratteristiche specifiche della persona che sta davanti, che famiglia ha, che aspettative ha, quali sono i propri progetti, qual è il proprio, eh, la, la propria aspettativa da quello che sta facendo, cioè tutta una serie di informazioni che sono particolari del soggetto che sta di fronte al consulente. Quindi questo è assolutamente importante. E qui ci sono, questi sono i primi, diciamo, la, la prima mappa, i primi punti da fissare quando iniziamo a parlare con una persona che non conosciamo e che ci, propo, ci si propone di fronte come consulente. Quindi devo vedere se ha la patente dal punto di vista finanziario, dal punto di vista consulenza avvocato, dal punto di certo. vista commercialista. Per verificare che abbia requisiti, diciamo, oggettivi in qualità di... Qualifiche, di competenze, di iscrizione agli albi, di formazione. La formazione non finisce mai: non è che uno, quando raggiunge una certificazione o un titolo, è qualificato, deve anche mantenerla. Quindi, tutto questo tipo di Informazioni oggettive ce le deve fornire lui. Ne abbiamo di corsi di formazione, Giussi da fare? Qualcuno, dai. Qualcuno? <ride> formazione continua serve per noi come consulenti finanziari, ma serve per tutti i professionisti che sono qua seduti questa certo, sera. L'aggiornamento è continuo, la normativa è sempre in trasformazione nei vari, declinata nelle varie aree, ma la normativa che riguarda il nostro, i nostri lavori, le nostre competenze è sempre in movimento e non siamo mai alla fine della, della nostra conoscenza. Grazie Giussi. Benvenuto inventore, che piacere averti grazie, qua, grazie. ci siamo conosciuti così tramite l'amica la, Volpe che dopo saluterò con calma, adesso è certo. la nostra social manager che ci illustrerà la sua attività ma questa sera sono curioso, l'inventore, l'alba l'abbiamo chiamato delle start up. Bene, anche perché mh, oggi abbiamo portato due delle mie invenzioni, certo. fondamentalmente io ne ho diverse, però mh, ci volevo oggi su due. focalizzare su questi due. Sono prodotti. curioso: sul, dopo chiamiamo la regia se ci va a vedere il filmato. Sul primo che vedo, questa cosa qui con il la Il Motoroller. Questo non è altro che un dispositivo come si può vedere monoruota. Che mh, permette al pilota eh, che indossa il roller sì. di viaggiare a delle velocità sostenute, quindi oltre i 60 km/h. Io ne ho realizzato due versioni, una versione elettrica eh, con motorizzazioni che vanno dai 250 watt 36 volts, fino a 1000 watt 48 vols. La prima versione, quindi quella elettrica, è più che altro per una clientela che ama stare all'aria aperta. Perché, ti fermo un attimo, però prego, intanto prego. che hai aiuto alla Barbara. Per piacere Barbara, <ride> siccome la regia non è partita ancora col filmato, non me lo solleva. Allora. Non me vedeva, vedeva l'ora. Sollevano, allora. Sollevano Barbara, dai, no. fallo in diretta, facciamolo che la regia okay, mi ammazzerà. Okay, okay. Così okay. lo fai vedere in diretta. Costa. Il roller. Ah. Eh. Eccolo qua. Intanto tu vai pure avanti a parlare. <ride> Così la Barbara la fa vedere. La versione sì, che secondo okay. me poi trovava la giusta collocazione era comunque quella a motore a scoppio. Questo è il freno. Perché, sì, brava. Eh, perché sì, quando l'ho ideato sì. io mi trovavo all'interno di un cartodromo. Ecco. Ero alla ricerca in realtà Grazie di un Barbara. qualcosa ci siamo, di ci siamo innovativo. Puoi ci siamo? Su. Sì. Perché vedendo Questo, freno così non tutto scivola. ciò che è, praticamente... Eh, girava all'interno appunto degli sport motoristici poi praticamente eh, questo io mh, vedevo che poteva essere una cosa mh, innovativa anche sì, per chi okay. appunto sia lo guarda e sia eh, chi è che lo pratica perché appunto essendo che viaggia oltre i 60 km/h comunque e sei solo eh, su dei roller e quindi praticamente la velocità la senti tutta. Se sei concentrato con e essere presente a te stesso quando stai guidando questa eh, cosa siccome ehm, io lo vedevo ecco che più di altro per gli sport ecco adrenalini dei super roller. Ecco la vedo, <ride> la vedo che parte. Qui vediamo ah, la, 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 ecco diciamo ecco la preparazione. Mama, mama. Sì. lei c'è i roller, vediamo mama. la partenza. Ecco All'incontrario va messo. la posizione, certo. Sì, perché lui ti spinge. Ah, io pensavo che andavi in avanti. <ride> ecco che parte. È Mamma. No, io avrei paura. Posso provare anche un giorno. Certo, certo, Barbara. <ride> Non stasera, no, però no, perché no. ci servi viva? Fondamentalmente è molto <ride> no, no, semplice, è si riesce a guidare in poco tempo, in due o tre ore. L'addestramento riesce... riesce a capire? Il, la... Sì, 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 perché è molto più semplice appunto di utilizzare il roller normale. Una domanda: vedo che c'è il casco lì, è obbligatorio il casco? Ma io oltre il, il motoroller. Eh, Ovviamente, quando appunto l'ho ideato per creare un nuovo tipo di sport certo. all'interno dei cartodromi, io non vedevo il pezzo finito in se stesso, quanto eh, tutto ciò che ci poteva girare attorno, quindi un abbigliamento adeguato. Ha detto con una cosa importante, ho eh, un detto una cosa molto importante. Io vedevo, io vedevo nella mia mente, lui vedeva una cosa che non c'era ancora. L'inventore è tutto qua, io vedevo. Cosa che io non vedevo, lei non vedeva, Paolo non vedeva. Tu vedevi un, il Motorola come poteva essere il finale? Cercavo insomma di vedere le potenzialità del prodotto eh, finito. Eh, prima di arrivare tra l'altro al, ad avere queste forme, inizialmente eh, compravo motorini, li smontavo. Eh, però non riuscivo a dargli la forma che in realtà eh, volevo e quello che avevo in testa, quindi anche perché mh, uno lo vede adesso con questa inclinazione di motore e quant'altro, ma i primi prototipi non mi funzionavano perché eh, ovviamente avevano un'inclinazione differente e non riuscivo a fare lo scoppio come previsto. Quindi le difficoltà stanno molto anche al fatto che eh, io non so disegnare, ad esempio. No? Io mi vengono in mente le idee, mi metto là, vado in cantina e comincio a tirare fuori quello che ho in testa. E... Spesso non è eh, che l'oggetto ti riesce subito e quindi ha la, la giusta funzionalità. quasi come scrivere un libro. Stessa procedura, non ho bene presente, un libro, ho ma... la ma ne scriverai. <ride> Nel senso, dal punto di vista della, della storia, non ce l'ho ben presente, ho questo filone che voglio fare e comincio a buttare giù delle tracce. Fai certo. la stessa cosa. Pre sì, Fondamentalmente è così. così: io tiro fuori quello che ho in testa come lo vedo io e cerco um, io guarda sono molto critico guarda, guarda, guarda. sono molto critico di me stesso e cerco eh, di vedere ad occhi eh, di chi, mi è, mi chi mi è, è che lo è può vedere, vedere se, se può essere una cosa che, che può dare soddisfazioni come le dà a me qui poi. vuol dire per gente che fa qui gente abbastanza che fa, che fa parapendio, paracadutismo, che c'è ancora l'adrenalina qua Infatti gli ho dato una forma fra mm, jetpack sì, sì l'ho visto jetpack, <ride> esatto. E, e poi, appunto, come ha detto lei, un decespugliatore. <ride> sì, sì, è vero. In, in effetti, quando l'ho preso in mano, eh, la voglia mi veniva di girarmi. In effetti, si vede che hai creato <ride> l'impugnatura proprio per, per, perché si è messo dietro, giusto? Esatto. Se non sì. sbaglio, no? Sì, perché sì. Perché sì. lui ti deve... Non riuscivo spingere. a prenderlo. Esatto, sì, sì. Veniva proprio l'istinto Questo di è da... per la tua immaginazione. di sviluppo per... del business cartodromi per adesso. Cartodromi, certo, all'interno di, di 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 piste sportive di, kart, di... Bravo, perché secondo me potrebbe <ride> mh, risultare un ottimo business anche appunto, ehm, per gli appassionati appunto, motoristici, quindi eh, come è nato poi fondamentalmente le gare di minimoto, di kart, di motard e quant'altro. C'è stato un'alba anche per loro. Ah, certo. E quindi speriamo sì, che bene. questo sia un'alba anche per te, per grazie. la tua invenzione. Grazie. Però adesso passo subito a salutare Valeria. Buonasera Valeria. Buonasera. Buonasera benvenuta Valeria. Grazie, grazie. grazie Sono della... contenta di essere qui e grazie dell'invito. Sì, assolutamente. Bene, mi fa piacere Valeria. Sì. Il tuo ruolo per gli inventori. Cosa fai tu per gli inventori? Allora. Perché loro stanno chiusi nella cantina o nel garage. Però esatto. bisogna farlo sapere. Agli investitori, a qualcuno che loro stanno facendo? Assolutamente. Qualcosa. La mia attività, di fatto, è un'attività professionale consulenziale che si, eh, si suddivide in tre fasi. E nella prima fase, eh, facciamo io e il mio team, composto da un ingegnere, da un analista finanziario e da un business strategist, una valutazione legata al grado di innovazione ed utilità del brevetto e alla fattibilità commerciale. Superata questa fase io mi occupo poi della fase di comunicazione, quindi promozione, pubblicità e quindi costruisco un piano di comunicazione integrata eh, nel quale inserisco le strategie di comunicazione, i canali di sfruttamento, gli obiettivi dell'inventore e gli strumenti di eh, comunicazione tradizionali e digitali. Fra gli strumenti di comunicazione eh, tradizionali abbiamo l'attività di ufficio stampa, quindi stampa di settore o stampa generalista, la, la, le presenze tv sotto forma di intervista o di partecipazione, organizzazione di incontri con i player del settore e poi c'è tutta l'attività digital. Quindi io ho visto che li inserito in gruppi per stasera per, per lui in che non sapevo neanche che c'era. Esatto, su, esatto, su... cioè utilizzo qualsiasi canale. Social, che eh, e sono tanti eh, perché naturalmente la comunicazione social, Maurizio, è una comunicazione capillare. Ti fermo un attimo, scusami. Prego, i social li ricordiamo subito, anche noi abbiamo diversi canali. Diglielo a questi signori qua. Allora, su Facebook potete trovarci alla nostra pagina Restart 2015. Su Twitter, Our Advisor. Inoltre, abbiamo due siti internet www.your-solution.it e wwwmore mezzo solution.it grazie. A Torniamo te. subito a Valeria. Valeria, però ho visto che per qui, eh, hai fatto, per Davide, hai fatto un sacco di, 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 di canali social soprattutto. Assolutamente, assolutamente. Eh, io mi sono, sì, la, la pubblicità sui social è, è fondamentale perché è capillare e poi ci sono, come tu sai, diversi gruppi legati al, ai brevetti, alla, ai progetti, alle start-up, ai business angels. ai business angels, ai venture capitalist, ci sono diversissimi uh, gruppi che possono essere legati e interessati anche all'acquisto di un brevetto o comunque alla valutazione di un brevetto. E quindi eh, chiaramente va pubblicizzata in ogni, ogni forma con qualsiasi canale. Quindi per dare la visibilità alla cantina che lui perché può trasformarsi deve in una startup up oppure vendere fuori. il brevetto addirittura deve. Ma infatti tra eh, allora concludo un po' col piano di comunicazione che ha una importanza fondamentale. Il piano di comunicazione serve per eh, far conoscere il brevetto e costruire una notorietà. Poi persuadere il target di riferimento, quindi le aziende target potenzialmente interessate all'acquisto e a eh, motivare e, e quindi spingere all'acquisto all del brevetto stesso. Tra l'altro, il brevetto non è un prodotto pronto alla commercializzazione, è un cosiddetto prodotto vergine. Il prodotto eh, per essere venduto nel mercato deve contenere un mix di prestazioni, prestazioni eh, tecnico-funzionali elevate, prestazioni simboliche, cioè quelle legate alla sfera psicologica e sociale del target, un prezzo corrispondente alle caratteristiche e una buona fetta di domande di Hai mercato. Mi è toccata una cosa interessante che dopo tornerò dall'inventore per sapere cosa potrebbe costare questa cosa qui, perché poi alla fine... Ci mi interessa eh, che Costo cosa si è figurato lui e il come prezzo, prezzo, base, prezzo base. è toccato un argomento Costo molto di interessante perché alla fine esatto, il denaro esatto, muove quasi tutto. Ma sicuramente un investitore chiaramente compra un brevetto se ha un altissimo grado di innovazione. Innovazione, utilità significa che deve essere in grado di sconvolgere o comunque migliorare la qualità della vita del target a cui si riferisce. Di conseguenza eh, quindi grado di innovazione, un costo di produzione contenibile, una buona immagine e delle caratteristiche tecnico-funzionali elevate fa sì che l'investitore possa dire fatturato atteso o elevato o quantomeno eh, diciamo buono se ci manteniamo eh, eh, diciamo non, non, ecco, nel calcolare poi nel nel, nell'ambito business plan il punto di ritorno e il brecking ah, commercialista prezzo. chiaramente l'investitore non può che acquistare il brevetto. Abbiamo una commercialista questa sera. Ma sì? Nessuno mi ha e detto niente No, l'ho detto. C'è una commercialista? Buffon. Ah, buonasera Leonora, e buonasera, buonasera. buonasera. Ma tornerò dopo da te, Leonora, con la giusta presentazione, perché qui mi sollecitano la <ride> parola brevetto, c'è già esatto. una domanda dai social esatto. per esatto. l'avvocatessa. Buonasera, avvocato. Possiamo darci del tuo, Avvocato? Certo, ci mancherebbe. Dobbiamo stare attenti con gli Avvocati, eh. un attimo, un attimo. <ride> Vedi come sono gentile con lei? Gli altri <ride> mi maltrattano, ma lei con sono molto secchioso, molto, molto delicato. <ride> esatto. C'è qualche domanda subito sì. nei social, mi dicevi. Esatto, qui ci chiedono quando un'invenzione può essere brevettata e qual è la normativa. Che domanda, Avvocato, mi raccomando, con termini semplici, che se no avremo due ore di trasmissione sintetica. solo per questa domanda. Dunque, ehm, diciamo che la normativa si distingue mh, tra normativa nazionale e normativa internazionale. Nell'ambito nor del panorama della normativa nazionale, eh, richiamo l'articolo 21 della Costituzione, che è quello ehm, che eh, garantisce la libertà di pensiero, poi ehm, c'è la legge ehm, sul diritto d'autore, la 633 del 1941, il codice civile dagli articoli 2584 eh, e seguenti, ehm, altre. Ehm, Diverse leggi, ma in particolare il codice sulla proprietà eh, industriale che ehm, è il decreto legislativo 30 del 2005 che in particolare dagli articoli 45 disciplina eh, il brevetto. Il, ehm, qui eh, si parla di eh, cantina e di brevetto, eh, però eh, c'è un iter eh, farraginoso e eh, non semplice. Lui è lì in cantina che sta pensando. Per giungere <ride> a quella Che gli permette di eh, utilizzare la sua invenzione perché eh, prima di ottenere il brevetto chiaramente resta in cantina e, ehm, e non ottiene un adeguato compenso che ristora tutti gli sforzi e la polvere e la ragnatele della cantina. Eh, C'è un articolo del codice della proprietà industriale che è appunto l'articolo 45 che sostanzialmente riassume le connotazioni che questa, questo brevetto deve avere, che sono, ehm, che lo leggo, le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Questa è la sintesi delle connotazioni che eh, l'invenzione deve avere per poter eh, giungere attraverso un procedimento che cercherò di spiegare a questo titolo. La fermo un attimo, Avvocato. L'anno scorso il dato molto significativo, c'è stato un aumento esponenziale di brevettazione in Italia. Quindi è stato proprio un boom dal punto di vista di brevettazioni. Quello che diciamo spesso con Paolo, l'autore, questa sera, è che le vita delle start-up a volte non dura un anno. La, certo. la moria delle start-up è elevatissima. È preparatissima la commercialista, ma torneremo da lei che sta scalpitando. Torniamo dall'avvocato, questa sera devo tenerli a bada. Sono tutti preparati molto più di me. Andiamo avanti, avvocato. Quindi eh, occorre questa, questa creatività che è presupposto per poter giungere a, ehm, a ottenere questo brevetto e iniziare l'iter eh, eh, del deposito della domanda. Eh, occorre la, no la eh, novità che però non significa procedimento... Eh, Prodotto o procedimento eh, nuovo in senso assoluto, nel senso che l'invenzione potrebbe già essere eh, qualcosa che esiste, però eh, nella sostanza, ad esempio, però presuppone un procedimento innovativo che eh, modifica è, il processo stesso. Esatto, quindi potrebbe essere eh, un'invenzione relativa appunto a un procedimento innovativo che giunge alla realizzazione di un prodotto che sino ad oggi non, eh, non esisteva. Eh, occorre appunto. Eh, l'ingegno e eh, altro presupposto indispensabile è eh, appunto l'applicazione industriale perché l'invenzione ehm, deve essere eh, producibile. Ecco interessante questo perché deve essere producibile e fatturabile alla fine Br brutalmente. C chiaramente Bru l'intento è quello del, eh, del raggiungimento del, dell'imprenditore il fine ultimo dell'imprenditore de è l'utile chiaro però eh, Incredibilmente nell'ambito di questo iter per la brevettazione l'aspetto economico e il funzionamento dell'invenzione non vengono presi in considerazione. Nel senso che, nell'iter dal deposito della domanda sino alla consegna del brevetto, eh, non viene fatto né un giudizio sulla eh, econ appunto, mh, questione economica dell'invenzione né tantomeno del suo funzionamento. Chiaramente, per poter poi ottenere la produzione del del prodotto finito eh, sono eh, aspetti che non possono prescindere dal, eh, dall'inventore perché poi non porta a casa il risultato. Esatto, torneremo da lei Avvocato, Grazie. torneremo da lei. Grazie intanto, vi ricordo a tutti i professionisti presenti che dopo, alla, verso la fine, vi ricorderete la vostra mail e il vostro numero da dare per i contatti perché qui facciamo delle pillole, delle piccole refresh e dopodiché però se volete poi contattare l'inventore Paolo per la finanza agevolata, lo sapete in memoria, e gli altri, andiamo avanti. Barbara, ti senti pronta? Buonasera Eleonora. Buonasera. Il microfono Eleonora. Come stai Eleonora? Magnificamente bene. Non sei venuta da sola però questa sera? Assolutamente no, eh, sono venuta accompagnata da due eccellenti colleghi. Del tuo network? Del mio network, eh, consulenti aziendali d'Italia, Eccoli qua sì, con no. me, eccoli qua, è Del Carlo, Carlo e Luca Pulvirenti. Tutti e due, buonasera, 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 buonasera benvenuti. Facciamo un'inquadratura proprio larga così vi vedono. Grazie Regia, devo ringraziare la regia che stasera sta veramente superando se stessa eh, per sì. il numero di persone. Benvenuti, buonasera. Fate parte che voi del network. Presentali tu, li hai già presentati. Eh sì, ehm, siamo un network ormai a livello nazionale di consulenti. Che comprende sia avvocati, varie figure professionali, avvocati, commercialisti, consulenti di impresa, consulenti finanziari, che eh, vuole proporre eh, in sinergia una, un servizio di assistenza e di qualificata eh, professionalità e competenza nelle singole aree necessarie per poter sviluppare e governare e gestire. Il business con successo. Salutiamo il vostro referente Massimo del network che è il fondatore. Il fondatore, il, beh, il nostro leader, leader è il professor Simone Brancozzi. No, oh, meno male, se no ti sgridavo. Eh, eh. No, certamente sì, perché eh, ah, ecco. è il fondatore e il nostro eh, leader che eh, ci forma in continuazione e ci eh, sprona a migliorarci e a evolverci. E tanta formazione tanta formazione direi l'elemento fondamentale per poter oggi come consulenti dare il massimo di assistenza al cliente. Torno da te, adesso un po' Paolo per la finanza agevolata. Grazie. Ti facciamo accomodareline nel backstage. Grazie grazie. Prego, grazie. grazie. grazie Barbara, questa Prego. sera stai facendo un sacco di cose, Barbara. Hai visto? Anche la passeggiata e tutto. Va bene, Paolo buonasera. Buonasera. Metti un po' in ordine qua per piacere. Perché sì, perché i nostri telespettatori non sanno che alle 22.45 Barbara, se riceveremo almeno mille mi piace sulla nostra pagina Facebook, proverà il roller con... Quindi mi raccomando, scatenatevi, scatenate la nostra pagina Facebook perché Barbara proverà il roller alle 22.45. Seguiteci fino alla fine della video. Esatto, grazie Paolo. Grazie Paolo che ha rimesso ordine. La finanza agevolata all'alba delle, delle start-up. Finanza agevolata e start-up è proprio un tema attuale perché Regione Lombardia ha appena ripubblicato la nuova, la nuova programmazione con una rivoluzione, peraltro secondo me forse chiamata. Da restart, perché abbiamo parlato per. perché forse non tutti i nuovi telespettatori lo sanno, ma quando Hilda quando faceva ancora le medie, io, te e Giussi eravamo già qua a fare restart e dopo 50 puntate eh, l'abbiamo avuta vinta. Quindi Regione Lombardia pubblicherà a brevissimo un bando che non finanzierà solo le nuove attività imprenditoriali innovative, ma che finanzierà tutte le nuove attività imprenditoriali e questo è una grande vittoria secondo me e forse anche una vittoria di Restart perché abbiamo battagliato per tanti anni per cercare di dare evidenza al fatto che a tutti gli effetti una nuova attività fosse importante indipendente dall indipendentemente dall'innovazione, oggi a tutti gli effetti parliamo di innovazione e probabilmente l'innovazione è l'eccellenza nella startup, però non dobbiamo dimenticare che ci sono tantissime nuove realtà imprenditoriali che non sono innovative, che percorrono L'iter classico del, della tipica industria, dei pi, tipici servizi italiani, che sono state dimenticate per 5, 6, 10 anni e che adesso probabilmente saranno nuovamente finanziate da un bando regionale che si chiamerà Intraprendo. Che bello! Quindi aspettatevi Intraprendo un nuovo contributo, 90% di finanziamento agevolato, 10% di contributo a fondo perduto per le nuove iniziative imprenditoriali regionali che si affianca alle misure classiche di finanza agevolata nazionale con Invitalia Sviluppo Italia e con il bando Starter e Restart e Smart e Start del Ministero dello Sviluppo, dello Sviluppo Economico. Tanta carne al fuoco bellissima sì, questa cosa Paolo. È bello tornare bello dopo tornare, un, lungo, un lungo percorso no, come tornare a casa. Dice, è amministratore di una nuova società Ah, sì? Molto interessante. La... Sì, di una startup, il Financial Club rimane e adesso stiamo iniziando una nuova attività imprenditoriale che si occupa di innovazione, abbiamo parlato tanto di innovazione, di innovazione in ambito IT, no experience lab che ci sta dando anche questa tante soddisfazioni, ma che mi sta un po' allontanando la, dalla mia carriera televisiva. So che mi cercavate sulla sete. Esatto, o in seconda esatto. serata esatto. su Rai 2, non sono è detto, a casa. Invece no, è qua, è tornato sono a casa, Paolo, a sono a male. Casa. Grazie, grazie, grazie Paolo, grazie, grazie. Torniamo al nostro amico inventore. Buonasera. Buonasera. Metti un po' di ordine anche tu, per esatto. piacere, qua stasera, okay. per piacere. Torniamo, concentriamoci perché è bellissimo il Met nostro roller, roller ma c'è una, una situazione nelle abitazioni, c'è un po' di insicurezza nelle famiglie. Sì, purtroppo fra le mie invenzioni, ehm, che poi eh, fondamentalmente è nato un po' per caso, perché mh, sinceramente... E io ho la casa col giardino no? e allora mm. mh, praticamente avendo un, il cane che non ero riuscito a insegnargli a bussare come... Non chiunque, ancora? No. no. <ride> allora praticamente mi dovevo inventare qualcosa perché mi aveva graffiato tutta la porta e allora non potevo mettere una semplicissima fotocellula perché sennò tutti i vicini che passavano sennò, cominciava a suonare sto campanello. Allora mh, mi sono inventato questo tappetino zerbino che non è altro che praticamente un tappetino con un trasmettitore all'interno a pressione che al momento in cui si calpesta... Eccolo là ecco lo vediamo? Là. Praticamente mh, fa chiudere il circuito e quindi attiva una ricevente che io poi ehm, l'ho appostata. Come possiamo vedere, sia um, su un orologio da appendere. Sì. Barbara, è il tuo lavoro? Ha... Vai. Vai, Barbara, stasera. <ride> fai vedere, Barbara, per piacere. L'orologio o il tappettino? L'orologio, il tappettino, non toccarlo, che suona, dopo lo fai sentire. Mi Faccio vedere, vedere da qua, guarda. Sì, va bene, grazie. Un Barbara. Un po come una suocera. Questo qui, cosa sarebbe allora? Questo sarebbe? Questo non è altro, appunto, che all'interno c'è una ricevente. Era. Era un tegamino, ho sfruttato quello e... No, soltanto nelle ho case c'è scritto... che sembra un orologio questo qui. Sì sì, 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 infatti è un, un, orologio un orologio che funziona a tutti gli effetti. Ah, E eh, quindi ha la doppia funzione. Quindi l'orario è così. Sì, brava. Bello. Tappet... E poi tappetino, eh, Barbara, ho fatto tappetino. Tappetino. anche il cenere, e anche il vaso. Il vaso ora, e questo non... lo oggi mettiamo non qua, portato. guarda, vicino a Ilda Sì, così. brava, Ilda. Voglio vedere che cos'è. Questo si svuota, giusto? Sì. E va giù. Ma giù la cenere. Brava. Sì, ma questo c'era già. Ha la doppia funzione. Alla ah, doppia funzione. Sì. Alla... No, Non posso, posso scoprirlo. Posso... Prego. No, 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 il, tapp... ah, il, tappetino, il tappetino. tappetino. Prego. Beh, funziona e anche per gli esseri umani che pestano sì. a... <ride> e si apre la porta. È nato per quello, fondamentalmente. Quindi si pesta il sopra si, e si apre si la porta. Pesta. Ora, magari, aspetta, forse il eh, momento... toccandolo <ride> non è... È il momento di... È stata Barbara secondo me. No, non ho perso niente. No, 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 magari come è, com è stato preso, magari... Lì nell'angolo, guarda. Eh. Prima suonava più non posso. Sì, infatti. Ma è la Ora bello che suonare... Torneremo dopo su questa cosa, si torneremo. Si e si vediamo, ecco, guardiamo. si apre la porta. Provi che lo facci direttamente in diretta, provi a capistare. <ride> Bim! Bim! Funziona! Aspetta perché è incredibile, funziona! Eh, ma è questo il posacenere. No, non c'entra niente. Sì, no, no, no. È successo qualcosa? Eccolo là, va bene, l'abbiamo visto in no, diretta. È diretta. È il bello della diretta. Quindi questo è per il tappettino. Sì. Sediamoci pure. A capito? Sì. Eccoci qua. Allora, questo servirebbe, ripetiamo, questo per: questo praticamente ha la doppia funzione sia da, da campanello eh, e sia appunto da allarme. Eh, un giorno, infatti, praticamente mi fece venire l'idea di questo di brevettarlo, una vicina di casa, perché eh, lei vive da sola, l'aveva postato sotto il suo zerbino. E si vede che intorno alle due c'era qualche malintenzionato. Purtroppo. E, purtroppo appunto, e gli è suonato il campanello, lei magari impulsivamente aperto. Ha, pure, ha aperto, quello non se l'aspettava e allora preso, ha avuto come reazione fortunatamente di scappare. Però uh, lei ha rischiato, sì, comunque ha rischiato tanto. Non si apre mai la porta, no, appunto, come insegniamo da piccoli gli sconosciuti. Però questo è un buon deterrente, un buon sì. aiuto per le famiglie, per le persone sole, o anche per chi, come dicevi tu, c'è degli ah. animali o quant'altro. Sì, certo. Una bella cosa. Come l'hai visto da poter commercializzare? Cosa ti è venuto in mente? Ma io... Secondo me potrebbe andare bene appunto eh, dietro appunto oh, qualsiasi zerbino innanzitutto. Vediamo il tuo orologio, ecco, ecco lo schizzo ecco, sì. dell'orologio sì, sì, sì. con eh, dietro tutto l'aspetto ah, sì. tecnologico. Eh, Noi ormai gli zerbini poi li troviamo ormai dappertutto, quindi, da quindi dietro una porta di casa, dietro un negozio, perché magari anche ci sono uh, fondamentalmente dei negozi eh, che, che sono molto ampi, eh, e allora uno non riesce a sentire se sta nel frattempo entrando qualcun altro. E secondo me è un ottimo tra l'altro deterrente perché comunque eh, lo vediamo la sicurezza è importante come, oggi come sì, oggi. Soprattutto molto importante, oggi soprattutto oggi ma devo fermarti un attimo perché qui sui social qui, io pensavo di essere io l'idolo di questa trasmissione Paolo ma Giussi, Barbara. No, questa sera l'idolo della la eh? trasmissione. Adesso te lo dico perché qui una certa esmeralda trogo dice: La mia coach è strepitosa, Leonora Buffone. Ecco qua. Leonora qui c'è una, una serie. non lo so perché sei cioè, diventata tu il. L'oggetto del desiderio Beh, del, del pubblico mi, mi, mi fa la... piacere. Mi fa... la conosci questa esmeralda? Beh, certamente ah, sì, è una mia carissima collega della Sardegna. Che salutiamo. E che salutiamo, e che io chiamo essere la nostra regina del network. Eccoci qua, bella questo, questa cosa. Sì, qua. sì, perché proprio. Quanti siete nel un... network? Quanti siete? Ma... Tra i new entry o magari qualcuno che abbandona, siamo intorno ai 110-120 persone professionisti. sì, professionisti e stiamo coprendo un po' tutto il territorio eh, nazionale. Che verrò a trovare a giugno, magari un evento. Ma qual... certamente sì, li conoscerò tutti: sei, uno, uno i due o tre che hai qui alto livello va bene ma voglio sì. vedere anche gli altri eh. beh certamente Ci ma altri. guarda sui social anche i miei colleghi ti seguono davvero eh, ecco certamente ti sì ti apprezzano sia nel gruppo commercialisti Treviso commercialisti Venezia e Senz'altro il nostro la mia ruota gruppo di favore chiuso. non ci sta tutta questa sera. Non ci sei, sei ormai sei proprio... Seguono direi, anche noi, è noto in tutta prima, Italia. No, no, tranquillo. Come <ride> commercialista cosa può fare per l'inventore? Allora, il ruolo del commercialista è senz'altro determinante, direi quasi fondamentale, perché dall'idea una volta che è, si è realizzata in termini pratici, bisogna portarla, concretizzarla in termini di progetto di business. Attenzione, non parlo di impresa, progetto di business. Generalmente l'approccio col commercialista è, soprattutto per un inventore, per una start-up, qualora decida di approcciarsi in prima persona nel mondo dell'imprenditorialità, è quella di chiedere la stesura di un business plan per poter poi accedere al collega che ho qui al mio fianco ai contributi per poter finanziare la propria impresa. Quindi deve essere in sinergia la finanza agevolata come cialista al primo passo? Beh, senz'altro. Soprattutto e lei dottore ne è maestro nel spiegarmi i rapporti che ci sono attualmente tra imprenditore e banca. Quindi l'accesso alla finanza agevolata è quasi una via d'obbligo. direi. E benzina per il progetto. Esatto. Però eh, io come eh, dottore commercialista ed è un approccio che condivido con i miei colleghi qui presenti in studio, prima di arrivare alla formulazione di un uh, business plan, che è solo la mappa di navigazione. No, no, ah. È solo ne... una no, mappa no, certo, di navigazione no, certo. che poi consente no, di circunnavigare l'oceano del business. Eh, come business coach eh, sono molto sensibile come, e mi richiamo all'intervento che ha fatto la nell'esplorare, nel comprendere il mio startup che ho di fronte e quindi porre una serie di domande cognitive, conoscitive, per poter meglio indirizzare poi nella fase della realizzazione dell'impresa il mio startup. Domande fondamentali senza dubbio sono eh, capire e formulare bene l'idea imprenditoriale. Molto spesso eh, preso dall'emozione, dal cuore della propria invenzione, innamorato della propria invenzione eh, e volendo concretizzarla in un progetto di business, eh, non si hanno ben chiare le idee eh, della propria idea, non, non ha ben formulato la propria idea imprenditoriale, tant'è che io le invito a dire formulalo in 15 parole cosa tu vuoi vendere cosa vuoi, che utilizzo può avere il tuo prodotto o il tuo eh, servizio la seconda domanda che ritengo essenziale è eh, senz'altro eh, quella di eh, focalizzarsi bene identificare bene qual è il core, il client core business a chi ci rivolgiamo? Io prima la seguivo mentre. Anche lei... perché ti fermo un attimo. Prego. Eleonora, come dicevamo prima, l'importante per le start up, per gli inventori, eccetera. L'importante è sì il denaro, è sì la finanza agevolata, ma prima devo trovare un mercato, cioè Bravo. i clienti. Senza clienti Infatti, non esistono no, professionisti no. pagati, non esiste un avvocato, essere... non esiste PR, non esiste esatto. niente. Questo benedetto cliente, bisogna trovare. La traiettoria, identificare il cliente, esatto. a chi vendo questa cosa qua? Benissimo. Leonora torno da te, un attimo dopo dalla Giussi, preparati Giussi, ma mi spingono anche continuano, per l'avvocato questa esatto. sera. Esatto, continuano. continuano a chiedere. Io chieders. non pensavo l'avvocato, anche lui è successo l'avvocato. Eh sì, ma ancora cosa, per l'avvocato. Non lo so io. Infatti ci chiedono, avvocato, cos'è un brevetto e qual è l'iter di brevettazione? Anche qui avvocato, mi raccomando, cerchiamo di dare dei flash. Va bene. Dunque, eh, occorre presentare quindi la domanda eh, secondo quei parametri eh, che cercavo di illustrare prima in assoluta sintesi, la quale domanda deve avere dei requisiti formali eh, che quindi deve essere redatto in una certa maniera, eh, indicati tutti dalla normativa di riferimento, solo eh, qualora questa, eh, questi requisiti formali siano ottemperati, allora si passa eh, allo step successivo. Ehm, qualora questo, eh, questo formalismo non dovesse essere rispettato, ad esempio non dovesse essere indicato in maniera eh, scrupolosa qual è l'invenzione, eh, eventualmente facendo anche riferimento a dei disegni che possono solamente servire a corredo eh, della eh, specificità di questa domanda, eh, vi è varia giurisprudenza che eh, dichiara la nullità eh, della domanda brevettuale, eh, sicché sì eh, un professionista esperto nella materia deve, eh, deve cercare di capire, e qui mi affianco a, a quello che dicevano eh, gli altri esperti: eh, deve effettivamente cercare di capire quello che è l'intento dell'inventore e eh, tradurre in. Eh, domanda quella che eh, poi lo traghetterà verso finalmente la concessione del brevetto. Successivamente... Che tempi ci sono di solito per una concessione di un brevetto? così? Molto, posso molto lunghi. Ecco. Molto lunghi, poi almeno, dei, sì, almeno un, un, paio di, un, un paio di anni. Un paio di anni, però. Eh sì. sì, perché... Ehm, Prima di arrivare peraltro alla proposizione della domanda ci sono dei vari passaggi, perché eh, da, dal momento in cui l'inventore ha l'idea eh, bisogna anche, appunto, prima di eh, redigere la domanda eh, secondo queste modalità bisogna anche comprendere se effettivamente eh, quell'idea astrattamente può giungere. A, eh, a un prodotto finito e quindi eh, ci sono tutta una serie di step che passano attraverso alla costruzione, quindi alla materializzazione della eh, creatività mentale, eh, alla eh, prototipizzazione eh, e successivamente alla redazione di quello che è eh, l'iter che giungerà poi eh, alla, a, al brevetto. Um, a seguito di questo passaggio di, di, di questa domanda eh, sotto il profilo formale, eh, ci saranno ulteriori step che dovranno essere necessariamente seguiti dai professionisti. E questo, e questo è eh. tutto a posto: tutto a posto. No, la regia mi fa andate avanti, tranquilli. È la regia Perché che parte? mi mette a prova le mie. Ah, qua. ah oh, 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 è partito qualcosa qui. al mi sa che video. È partito il tempo. Il mi tempo è importa. Non importa tranquilli. Prosegua. Prosegua, prosegua avvocato. Sì. Il tempo della cose. trasmissione. Esatto, no, ah, esatto, ah, siamo ecco diventati eh, moderni. Tutto a posto, tutto a posto. Poi eh, volevo segnalare che eh, dal 2008 eh, ogni domanda di brevetto per invenzione, cioè una, eh, una fase diciamo, innovativa rispetto alla formulazione del passato, eh, è soggetta a questa ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Europeo di Brevetti. A seguito eh, di questa fase eh, l'ufficio può. comunque unica l'esito all'inventore, il quale inventore avrà ancora la possibilità di decidere se proseguire nell'iter ehm, di brevettazione oppure no. Nell'eventualità in cui ritenga di voler proseguire, ci sarà un'analisi sulla sostanza, eh, sul, sulla sussistenza degli elementi sostanziali della propria invenzione. La fermo avvocato, va bene, abbiamo capito questo piccolo passaggio. Una cosa importante, il vostro studio mi segue dalla cantina... Alla brevettazione? Con altri professionisti sì. Qual è il vostro riferimento subito del vostro studio di Torino? La mia email è beccarea Un numero di telefono? 011-02-67-680. Quindi un qualsiasi inventore può bussare alla porta dell'avvocato? Può bussare alla porta dell'avvocato, eh, però l'avvocato non è l'unico non è l'unico professionista che può tutelare l'inventore. C'è un team che va, è un team. Sì, perché l'avvocato per quanto abbia esperienza comunque ha necessità di altri professionisti che lo aiutino nella redazione della domanda perché un sono conto... tutti qua seduti. Certo, un conto è la stesura formale, un conto sono le, con, le competenze tecniche che presuppongono ovviamente eh, la collaborazione con altri. Grazie avvocato. Davide, hai visto quanta gente è mosso stasera? Sì, la tua invenzione... Ma immaginavo sinceramente... Nel senso dalla cantina, se vuoi far uscire <ride> la tua idea, un pacchetto di professionisti serve per quanto riguarda certo. la, la finanza agevolata. In alcuni casi Paolo ci può aiutare anche a coprire i costi dei professionisti. Il microfono a Paolo per piacere. Può succedere questo Paolo in certi banchi? Assolutamente perché spesso anzi... È uscito proprio oggi un bando di Regione Lombardia che copre il costo del professionista, in questo caso per operazioni molto diverse, per l'emissione di mini bond, ma spesso la finanza agevolata, eh, visto la dimensione spesso risicata dei fondi, tende non tanto a finanziare tutto l'intervento ma quanto a finanziare l'intervento quindi la parcella del professionista che affianca e supporta lo sviluppo della startup volevo ringraziare anche di aver fatto partire il countdown certo. non, non è il periodo giusto di far partire no. il countdown negli <ride> studi no. io stavo già scappando <ride> un attimo di ansia fatele su Al Jazeera queste cose <ride> esatto, ma su RTB no vi va prego va bene l'orologio che c'è sulla siamo televisione siamo tutti più sereni eh. dopo torno a te non, non ho finito con l'inventore Josie ci ha fatto un assist di Paolo, la schiacciata è d'obbligo, i mini bond, un piccolo flash. Cosa sono questi mini bond che c'è questo bando regionale adesso? Un piccolo flash, Giuseppe, per piacere. Beh, i mini bond, nome proprio da interpretare letteralmente, mini piccolo bond è una obbligazione che viene messa da, dall'azienda interessata a eh, finanziare attraverso un canale alternativo alla finanza diciamo tradizionale, quindi è uno uh, strumento alternativo per sostenere un piano di sviluppo che un'azienda ha o per effettuare investimenti o per uh, realizzare investimenti in termini produttivi in Italia, all'estero, oppure acquisire nuovi segmenti di mercato per comunque per eh, diciamo, integrare e sviluppare ancora di più il proprio business aziendale. Il minibond è uno strumento che ehm, Diciamo che è esploso nell'ultimo periodo perché comunque regolato anche dalla normativa del decreto di sviluppo ed è stato eh, cadamente suggerito e diciamo, eh, sostenuto dalla normativa proprio per eh, creare un'alternativa alle aziende a questa crisi diciamo, del rapporto tra banche e imprese che ha portato molte imprese ad avere difficoltà all'accesso al credito. Quindi è un'obbligazione? È un'obbligazione messa dall'impresa, dall quindi sostenuta a un iter istruttorio particolare perché ci deve essere eh, lo sponsor, la banca che sostiene il progetto, che presenta il progetto e lo promuove. È a tutti gli effetti un, un titolo obbligazionario pertanto segue la disciplina delle obbligazioni quindi c'è un eh, prospetto informativo che deve essere redatto da un legale che deve essere comunque presentato presso gli organi che eh, valutano quello che è il testo che disciplina questo tipo di strumento e i sottoscrittori dello, del mini bond sono ovviamente eh, sottoscrittori istituzionali proprio perché sono strumenti Particolari, quindi destinatari sono i fondi, i fondi pensioni, i fondi comuni, gli intermediari finanziari, cioè tutti coloro che sono classificati e identificati come investitori istituzionali. Il bello del mini bond è che è uno strumento che ha una durata che va dai 5 ai 7 anni e che è uno strumento che contribuisce in maniera significativa all'equilibrio finanziario dell'azienda. Quindi un'azienda che affronta un investimento importante. Eh, e quindi l'investimento va da sé a un termine di ritorno di un certo tipo dal punto di vista del fatturato, dal punto di vista della redditività, il mini bond è quello strumento che garantisce questo, di realizzare questo mh, progetto in maniera tale da non portare squilibri all'azienda, come spesso vediamo quando si fanno investimenti sovradimensionati e quindi portano squilibri in termini finanziari e di liquidità. Invece il mini bond garantisce eh, questo, questo contribu contribuisce all'equilibrio dell'azienda senza che questa, per effetto dell'investimento, abbia eh, particolari ingessamenti dal punto di vista finanziario. I tuoi riferimenti eventualmente che puoi approfondire, Giussi? Per i mini bond anche? Certo, info chiocciola yortino oppure www.yortalmeno solutionit Il nostro telefono è 0372. 20405. Grazie Giusy ma come vedi anche per i mini bond serve un pool di professionisti. Chiaro, sì. Finanza agevolata per il contributo. L'avvocato, il commercialista, il PR che mi comunichi. Sì, noi abbiamo proprio dopo va fatto... comunicato. È un plus che diamo mm. all'azienda. Sì. È un esatto. di anno Noi abbiamo fatto proprio comunicare. un flash, però c'è un iter particolare, cioè ci sono degli step che l'azienda deve attraversare, innanzitutto l'accesso di requisito che ci deve essere un bilancio revisionato, almeno un bilancio su due revisionati certificati, però diciamo che è uno strumento importante perché oggi abbiamo un tessuto imprenditoriale dove ci sono delle PMI che Veramente investono e che creano uno sviluppo importante. Paolo mi confermerà: danno fino a 30.000 euro per i professionisti. Fino credo. a 30.000 euro sì. e coprono tutte le spese che ha citato Giuse, quindi anche la certificazione del. Nel bando specifico che cita Paolo c'è anche un impegno da parte di Finlombarda sì. eventualmente a partecipare e a sottoscrivere una parte del mini bond. Quindi è un bando molto importante, molto importante e per interessante. Sviluppo. Perché oltre che spesare la consulenza. Regione Chiaro. Lombardia attraverso la sua finanziaria, la finanziaria regionale Fil-Lombardia si impegna anche ad acquisire sì, le stesse esatto. mini bond, ovviamente con un costo, perché Chiaro. il prezzo che l'azienda sostiene sul mini bond è sicuramente diverso rispetto al credito bancario più classico, però con una leva molto differente perché non entra. Nel, adesso, banalmente adesso farò sorridere Giusi perché è una cosa che conosce benissimo però non tutti a casa lo sanno impatti in modo molto diverso sulla centrale rischi quindi un'azienda sì. che è indebitata può comunque scegliere il percorso ah, del minibomb non viene segnalata in centrale non rischi, viene in centrale rischi quindi da questo punto di vista è totalmente neutra Valeria Sorriso buonasera sta scorrendo il tempo in maniera Galoppante. intanto Grazie ancora per aver portato questo inventore che tornerò da lui. Grazie a voi. I tuoi riferimenti per quanto riguarda altri inventori, lo, lo segui, lo stai già seguendo benissimo. Ok, per contattarti e per OK, il mio indirizzo email, valeria.volpe chiocciola mtmt.it cellulare 328 2010114. Benissimo, poi tanto la puntata andrà sul canale YouTube, lo potrete rivedere. Sui sì. social network mi trovate sui network, 24 ore neanche, su 24. Cosa, cosa voi due potete fare? Parlo per Eleonora e per te Valeria 24 ore su 24 mi trovate Comunque, online. Online. Comunque per lui ci saranno altre degli altri step da fare. Non è o finita chi, qua, qua? Assolutamente sì. Questo la, video la fase, servirà molto per lui. Per la fase utilizzato. finale, ad esempio, la, la terza fase che riguarda la mia attività è la fase della ricerca dell'investitore. Eh, la ricerca dell'investitore è una fase. Importantissimo ovviamente altrimenti il brevetto rimarrebbe in cantina. Lui A parte la comunicazione cantina, è un, problema, è un <ride> po' vabbè. piccola. Va. Eh, allora, è la fase appunto dell'incontro. Cioè io supporto insieme team, ad un team composto da un ingegnere, dall'analista finanziario, dal business strategist e dall'avvocato che non può mai mancare. Noi lo accompagniamo presso l'investitore presentando determinati documenti sicuramente il prototipo per far capire il funzionamento e quindi la tecnologia del brevetto, il, la relazione di fattibilità tecnica in cui viene inserito anche il valore del brevetto. Il valore del brevetto si calcola attraverso diverse for formule matematiche dove intervengono diverse variabili tra cui il grado di obsolescenza della tecnologia, gli anni di vita utile del, del prodotto, l'utile atteso, il costo di produzione eccetera. Però noi facciamo un calcolo un po' più semplice, di solito calcoliamo un 2% del fatturato medio anno per 5 anni. E, oltre alla fattibilità tecnica presentiamo la relazione di fattibilità commerciale e promozionale che servirà poi all'investitore per la costruzione del brand. Ricordo che il brand è la relazione emotiva che intercorre tra il prodotto e il target e si costruisce pian pianino. E La devo fermare quasi perché il tempo sta scorrendo, sì. non galoppando di più, però l'importanza che volevo dare come messaggio questa sera dei professionisti, ma della comunicazione per fare e attirare interesse verso l'investitore. Abbiamo qua il nostro inventore che ci ha portato due delle sue invenzioni, però perché la gente si focalizzi, l'investitore sì. conosca e lui possa decidere poi se approfittare di fare la start-up, di inventare lo stesso imprenditore oppure optare per la vendita del bene. La vendita, del... vendita la cessione d'uso del bene, quindi cessione d'uso, eh, licenza d'uso, cessione della licenza d'uso del brevetto, una vendita secca, quindi vende la proprietà del brevetto o decide di costituire la start-up insieme al, all'investitore. L'ho visto così. Avvocato, una cosa veloce al volo? Al volo. in ogni caso, anche nel caso dovesse vendere i diritti patrimoniali, gli restano comunque sempre quelli morali, cioè la paternità dell'invenzione resta sempre all'inventore. Ottima precisazione questa qui, con Down è partito lo stesso, ma volevo salutare una rivista dove Maurizio Poli scrive, che si chiama Investors, è una rivista nuovissima che ci sta seguendo sui social e che stanno facendo i complimenti, né a me né a voi né a Giuse, eccetera ma la Barbara e da continuare <ride> a dirmi che belle ragazze c'è l'amico Paolo l'amico Nader che mi stanno continuamente ammantellando sui social Salutamele. <ride> grazie, grazie e anche Nader che ah, okay, è un grazie, grazie. benissimo salutano e basta adesso le ho salutate si placcheranno, <ride> si placcheranno torniamo al nostro inventore oltre a avere ah, no, lui il microfono ce l'ha si sì, sì, le altre invenzioni le darai sicuramente a Valeria se saranno da vedere sì i tuoi riferimenti eventualmente qualcuno volesse qualche altro inventore o qualche tu che possa entrare sì, in contatto con te per sviluppare qualche duno che abbia qualche business agent che si, si, esatto. ci seguirà investitore, in un certo. tuo riferimento diretto una mail la mia un... mail è davidemanieri 73 chiocciola gmail.com numero di telefono 329 10 600 88 88 benissimo, un saluto, l'ultimo l'ho tenuta perché è la star di questa sera se no eh. i suoi social mi si rivoltano contro sui social, <ride> salutiamo Eleonora i tuoi riferimenti Eleonora, è del tuo network fai gli ultimi saluti poi allora, passo il a il Paolo il mio mail è ebuffonchiocciolalibero.it il cellulare è 338 860 4442 e anch'io sono presente nei social quindi cercate in google il tuo Buffon. territorio di, 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 di mi di così. trova dove pascoli i tuoi clienti? Beh, sul Trevigiano, provincia ecco. di Treviso, e in modo particolare io sono di Valdobbiadene. Bruttissimo posto, Valdobbiadene. Eh, eh, non, no, non è così? È bruttissimo. Non... bruttissimo, bruttissimo. Ecco, però il tuo network arriva dappertutto: è certo, esatto, Friuli, vedo nazionale www.consulentiaziendali.ditalia.it. Va bene. L'ultimo minuto per Paolo, per i suoi riferimenti, che li sapete ma ci tengo. Vi ricordo, Financial Club, quindi info-financialclubcola.it, scriveteci come sempre per qualsiasi approfondimento. Grazie, grazie. Grazie. I grazie. saluti. Vi buonanotte ringraziamo. E, e, ci, e vediamo. ci vediamo mercoledì prossimo alle 21.45. Grazie. grazie. Grazie a tutti. Buonanotte. 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 buonanotte.